io da Moncloa di casa presento il dottore Walter Casagrande e Patrizia Pallotta che ha curato la splendida postfazione del libro. Sì, io leggerei la poesia che dà il titolo al libro, che si chiama appunto Il Pozzo e la Luna. Il Pozzo e la Luna. Guarda nel cielo ogni istante il pozzo, ogni momento della sua statica vita. Abbandonato nel centro di un campo che cambia gli aspetti e i colori con le stagioni che passano, lui, prigioniero incolpevole, fissa costante lo stesso angolo di una visione scontata. Aspetta quell'unico giorno dell'anno nel quale, senza l'ombra dell'oblio quotidiano e senza l'abbaglio di un sole cocente, il sole pieno riflesso di una luna sorella potrà prestargli i suoi occhi per rivedere l'esterno e vivere ancora almeno un attimo di libertà. Questa è la poesia che dà il titolo del libro ed è appunto incentrata sull'opposta visione. L'opposta visione è quella del pozzo e non della luna, perché normalmente è la luna che è prigioniera del pozzo laddove si rifletta nel pozzo. E quindi nella storia anche fantastica dell'umanità c'è sempre qualcuno che ha tentato di estrarre la luna dal pozzo quando questa si rifletteva come se fosse caduta dentro, e nessuno ha mai pensato, e questa è l'opposta visione, che magari una volta all'anno il pozzo che sta fermo lì, statico, immobile, può con la luna che gli si riflette dentro avere come un occhio che gli permetta di guardare di fuori e vivere uno stato di libertà. Ho notato che tutto il libro è permeato comunque da una nostalgia di base, un po' da una nota melanconica. Sbaglio oppure c'è qualcosa? No, è normale, insomma, l'importante è che la malinconia è un fatto fondamentale nell'ispirazione della poesia, perché la poesia secondo me è fatta di immagini e sensazioni. Le sensazioni, la malinconia è una sensazione, voglio dire, no? Se uno riesce a percepirla e a tramutarla in immagini e farla diventare poesia, diventa molto molto coinvolgente, voglio dire, insomma. Però certamente poi dopo, voglio dire, poi la malinconia deve stare sempre in un limite, in una parte ben nascosta della mente umana, insomma, voglio dire, perché è l'inizio della tristezza, della depressione, di tutte le cose che poi coinvolgono spesso l'uomo, insomma, voglio dire. Però la malinconia è importante, in senso negativo, però la malinconia è importante, è una delle sensazioni più importanti che c'è l'uomo. In questa nuova silloge, vita e poesia si intersecano e il dettaglio non indifferente della parola poetica lega immagine e musicalità. Dove quindi la genialità del poeta Walter Casagrande? Questa è una domanda che io mi sono posta, perché quando leggo un libro devo sapere, cioè devo conoscere, devo vedere al di là delle righe cosa veramente il poeta vuole dire e vuole darci e vuole trasmetterci. Quindi Walter ha una grossa genialità, però ve la spiego più tardi, quella che ho trovato io, secondo me. Non possiamo dare nome e cognome alla sofferenza interiore, perché è intessuta con la poesia. È lo sguardo di un poeta che non solo vede con gli occhiali della realtà, ma aiuta a riflettere e fissare immagini che spesso sfuggono ai nostri occhi. È così perché lo sguardo del poeta è sempre totalmente diverso da quello, ma non per denigrare o disprezzare chi non scrive poesie, ma c'è uno sguardo proprio, un modo di captare delle anche le piccole cose in maniera totalmente diversa. Anche una foglia che cade a qualcuno può non dire niente, magari invece per noi è importante e riusciamo anche a costruirci sopra una poesia. La visione poetica di Walter passa dalla creatività della pienezza dell'esistenza e dell'essere ed entra nel decollo perfetto dei sentimenti quotidiani. Leggere un suo testo è come entrare in una galleria di quadri e la sua penna pennello ne traccia la percettibilità di un attimo, di un'emozione e di una visione. Tornando alla domanda iniziale sulla genialità, si può affermare che la semplicità del suo stile è solo apparente.